Un buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video della serie sul nuovo impianto. In realtà non è proprio una serie sul nuovo impianto perché è sì il nuovo impianto di gamba rossa, questo qui, ma io sono nei due filari che avevo fatto di dolcetto. Praticamente questi due filari sono delle barbatelle che avevo recuperato di 2-3 anni da questo vigneto. L'anno scorso quando ho estirpato c'erano delle barbatelle, una trentina, una quarantina, che mi piaceva buttare, allora le ho trasferite qui e ho rifatto due filari di dolcetto. Quindi queste viti qui che ho davanti a me, questa zona qui, hanno più o meno 3 anni, però sono qui comunque da maggio, aprile 2022, quindi da un anno. Sono come se fossero il loro secondo anno. Quest'inverno le ho potate tagliandole un po' più basse del filo di banchina. Vedete, è stata tagliata qui, quest'inverno, questa qui è stata tagliata qui, filo di banchina lì, e adesso ovviamente è stata un'esplosione di germogli perché sono molto forti, vigorosi, hanno anche parecchia uva, guardate, tipico del dolcetto fare tutta quest'uva, ma dobbiamo fare una spollonatura, una pulizia del tronco. Come operiamo? Vi faccio vedere, prima ho fatto la pulizia del suolo, semplice zappa, buttato tutto in mezzo. E adesso mi sono munito di questa canna che è 25 cm di altezza. Io vado ad appoggiarla al filo di banchina e seguo la bacchetta del tutore della vite e vado a vedere 25 cm fin dove arrivo. Fino qua, dove finisce la canna, più o meno dove c'è la legatura. Da qui in giù elimino tutto, da qui in su lascio tutto togliendo solo eventuali germogli doppi che qui non ci sono. Quindi da questo germoglio in poi in giù vado ad eliminare tutto. Mi faccio con l'aiuto delle forbici perché è molto duro, i germogli sono già duri, essendo un po' di siccità sono belli duri, e vado a togliere dei germogli così. Che purtroppo hanno anche un grappolo, questo qui sarebbe stato un grappolo da 2 o 3 etti, ma non posso andare a lasciare dei grappoli qui perché la vite in questo periodo, in questo momento della sua vita, deve formarsi e non può di certo pensare a produrre uva. Quindi tutto ciò che sta sotto, appunto, lo vado a togliere. E non può di certo pensare a fare uva, ma deve pensare a sviluppare un buon apparato radicale e un buon tronco in modo da poi produrre i prossimi anni. Alla fine rimane così. In questo caso rimangono 1, 2, 3, 4 germogli, hanno la loro uva, il loro grappolo, quello ne ha addirittura due. Li lascerò, produrrà quei 3 o 4 grappoli e va bene. Adesso faccio questa anche e più o meno la stessa cosa, prendo la solita canna, l'appoggio al filo di banchina dove devo legare il futuro capofrutto, vado a vedere dove arriva a questa altezza qui, quindi da qui compreso in giù tolgo. Ripeto, non guardo se ha l'uva, se ce l'ha bene, se non ce l'ha lo tolgo lo stesso, se ce l'ha idem. Qui vedete, questo è il primo che va lasciato, è un germoglio doppio, non voglio i doppi, quindi tolgo quello più piccolo. Non voglio i doppi perché sennò poi avrò difficoltà il prossimo anno, andrò a prendere questo come sperone e dovrò fare una ferita qui e la pianta non andrà tanto bene, creare delle ferite sul tronco. Non è l'ideale. Quindi io preferisco toglierli adesso, anche questi, toglierli adesso che siamo in estate, siamo a maggio, si cicatrizza, in primavera scusate, si cicatrizza molto meglio. E poi quest'inverno quando faccio la potatura invernale è tutto cicatrizzato e ho solo ciò che mi serve appunto per la potatura invernale, che saranno uno di questi quattro. Anche qui guardate che grappolo enorme. Comunque si toglie molta vegetazione, non bisogna aver paura a togliere vegetazione perché le piante, vi ripeto, devono concentrarsi sull'apparato radicale e sul tronco, su quei germogli che rimangono. Bene, per questo video è tutto. Vi ringrazio per le visualizzazioni, iscrivetevi al canale e ci vediamo noi in un prossimo video.